Bentornati amici, siamo di nuovo qui per parlare di post-produzione per quanto riguarda la fotografia HDR. Abbiamo qui un set di tre immagini scattate con il bracketing a due stop, come sono solito fare. Adesso quello che andiamo a fare, come sempre, metodo classico, andiamo ad aprire Automate di Photoshop e andiamo ad aprire Unisci come HDR Pro. Andiamo quindi a selezionare i nostri file con questa finestra che io ho sempre trovato un po' macchinosa perché si apre sempre dove vuole lei, però tant'è. Io clicco e trascino dentro i miei file e così sono pronti. Siccome ho scattato a mano libera e non col cavalletto, perché sono pigro e non avevo il mio cavalletto e non pensavo di usarlo di giorno, ma invece mi sono trovato di fronte a una scena che secondo me veniva meglio in HDR, lascio spuntato allinea automaticamente. In questo modo Photoshop correggerà per me eventuali errori tra una foto e l'altra, eventuali discrepanze. Andrà a unirle bene in maniera tale che l'HDR venga come deve venire. Ok. Eccoci qui all'interno del modulo di sviluppo HDR di Photoshop e vediamo che l'immagine non è male, anche se, ed è proprio di questo che vi voglio andare a parlare oggi, tende ad avere, a mio parere, dei colori che non sono proprio il massimo della naturalezza. Ora, noi possiamo andare a giocare con i preset che ci sono già inseriti, quindi possiamo vedere se ce n'è qualcuno che rende meglio, qui abbiamo dei contrasti esagerati piuttosto che dei contrasti minimi, e vedete che, allora, tra le due io sicuramente preferisco il contrasto minimo, anche perché una foto senza contrasto si può contrastare anche dopo sul JPEG, mentre una foto che di contrasto ne ha troppo è difficile da recuperare. Ora, cominciamo a metterci le mani, io di solito gli do un dettaglio intorno a 50, esposizione magari si può aumentare un pochino, mentre le ombre magari si possono schiarire un po' e le luci si possono abbassare un po'. Dopodiché andiamo ad aumentare un pochettino la vibrance e un pochino la saturation. Diciamo che grosso modo a queste impostazioni le tengo così perché mi sono trovato bene con questi parametri, piuttosto che avere un raggio basso che tende a sembrare innaturale, perché tende a creare un po' di bordi indesiderati. Aumentando il raggio ho notato che questo fenomeno diminuisce. Vi dico questo perché questo modulo di sviluppo, per come è congegnato, diciamo che non risponde più a quelle che sono le mie esigenze in termini di rapidità, oltre che di metodo. Adesso andiamo a consolidare quest'immagine, così vediamo qual è il risultato che abbiamo ottenuto. Dopodiché vi farò vedere il nuovo metodo che sto utilizzando. Ok, allora vediamo che l'immagine non è assolutamente male, nel senso che sì, ovviamente si vedono un pochettino di bordi dati dal fatto che le immagini non sono perfettissimamente allineate, nonostante io abbia la mano ferma, nonostante la lente stabilizzata e nonostante Photoshop lavori comunque bene, c'è comunque un minimo, secondo me, di errore. Per quanto riguarda l'HDR in sé, è giusto, è corretto, nel senso che vediamo qui dall'istogramma che non c'è niente di bruciato né sulle ombre né sulle alte luci, quindi diciamo che l'HDR è riuscito. Quello che a me assolutamente non piace è il cielo, guardate qua. Qui abbiamo una situazione di bending abbastanza evidente, con anche una pixelatura che assolutamente non mi piace. Questo è imputabile al fatto che abbiamo lavorato sui JPEG e al fatto che le regolazioni che abbiamo fatto potrebbero essere state inesatte, nel senso le regolazioni che ho fatto non andavano bene probabilmente, avrei dovuto lavorarci di più in maniera tale da avere una situazione che andasse bene sul cielo e che andasse bene anche sulle ombre. Questo mi porta via però un sacco di tempo e molte volte mi trovo a dover dire ok, un balance di impostazioni che mi permetta di avere con una sola lavorazione sia le ombre sia il cielo magari non la trovo, e quindi che cosa succede? Che devo fare due processi HDR, uno per il cielo e uno per le ombre. Questo, come avete capito, mi porta via un sacco di tempo e per me è assolutamente inaccettabile. Inoltre tenete anche conto che qui stiamo lavorando su un RGB a 16 bit, siamo a 16 bit cioè nonostante abbiamo del bending, quindi questo è un bending di cui non ci liberiamo più. Adesso andiamo a vedere il nuovo metodo che sto utilizzando da un po' di giorni e ne sono molto contento per realizzare fotografia HDR con il bracketing. Andiamo a prendere lo stesso set di immagini, proprio lo stesso, e però questi
sono i file RAW, sono gli originali, per cui li vado ad aprire con Camera RAW ed eccoci qui. Allora, in questo momento io ho qui i miei tre file aperti in Camera RAW, ho fatto delle modifiche di base, quelle che faccio sempre, per cui ho applicato il mio solito preset sharpening, ho applicato quello per la Canon 5D, che è un pochettino più aggressivo, che è l'unico che ho importato su questa macchina per il momento, infatti c'è solo questo. L'ho importato anche se questa qui è la Canon 6D, sono sensori abbastanza diversi, però comunque trovo che questo preset lavori abbastanza bene anche qui. Ora, quello che succede è che io vado a unire in HDR questi tre file all'interno del modulo di sviluppo di Camera RAW. Gli ho dato giusto un paio di impostazioni, ho aumentato la vibrance e la clarity, quindi niente di che. Andiamo col tasto destro, le selezioniamo tutte e tre e col tasto destro gli diciamo unisci come HDR. Viene lanciata una finestra di dialogo, eccola qui. Adesso ci mette un po' perché questi sono dei file RAW, quindi sono più pesanti dei JPEG, contengono più informazioni ed è proprio qui che casca l'asino. Vedete com'è pulito il cielo negli scatti originali e io questa pulizia la voglio mantenere. Ora, come vedete qui, questo modulo di sviluppo del RAW all'interno del modulo di sviluppo di Camera RAW è molto più semplice. Abbiamo una linea immagini che io lascio spuntato perché mi va bene così. Dopodiché abbiamo impostazioni automatiche. Abbiamo un deghosting che io sto tenendo su medio perché magari sulle nuvole potrebbe essercene bisogno, laddove non ce n'è bisogno non dovrebbe fare niente, quindi sui palazzi non dovrebbe nemmeno essere applicato. Io vado a dirgli merge, quello che succede, come vedete, è che viene creato un nuovo file. Qui abbiamo un nuovo file che si chiama HDR e che ha lo stesso numero della prima foto delle tre che abbiamo selezionato, quindi è anche facile da riconoscere e fra l'altro è la stessa nomenclatura che userei io se me lo facessi a mano, nel senso che lo nominerei col nome della prima foto della serie, trattino HDR, quindi è proprio uguale. Andiamo a creare questo nuovo file che è un file DNG, quindi è un negativo digitale a tutti gli effetti e vedete che la situazione qui è molto diversa, nel senso che qui abbiamo un file che già di per sé, lo vedete già dall'anteprima, cioè questo è lo scatto originale e questo è lo scatto HDR. Differenza fondamentale è che questo è un DNG, quindi io adesso qua posso maltrattarlo. Cioè qui se io voglio aprire le ombre posso farlo ulteriormente, se voglio tirare un pochino indietro le luci posso farlo ulteriormente, se voglio aumentare la clarity posso farlo perché sto lavorando comunque sul negativo digitale e guardate il cielo che pulizia mantiene. Io adesso posso andare dentro, cosa che farei comunque perché su questo tipo di immagini è una cosa che di solito faccio, posso andare a tirare indietro il cielo. E qui sto sforando la mia regola del 20%, però di poco, quindi tutto sommato ci sta. Cioè, guardate che cielo viene fuori con una lavorazione di questo tipo rispetto a quella che avevamo fatto prima. Adesso dopo confrontiamo le immagini, torniamo su Basic, anzi, andiamo su Curve, perché quello che voglio fare è aprirla ulteriormente un pochino di più. Ok, adesso che l'abbiamo aperta, andiamo a saturarla un pochino fino a quando non mi piace, regola del 20%, ci fermiamo lì. Ok, adesso quello che faremo è che andremo ad aprirla. Andiamo ad aprirla e le mettiamo a dimensione. Le mettiamo a dimensione di schermo, così le vediamo side by side. Ragazzi, c'è bisogno di aggiungere qualcosa? Cioè, stiamo veramente parlando di una differenza abissale. Guardate i colori, soprattutto i colori. La cosa che a me colpisce di più in assoluto sono i colori. Nel senso che la lavorazione HDR con i file JPEG, sì, l'HDR funziona, però questa immagine ha bisogno di essere ulteriormente lavorata e parecchio anche. Bisogna recuperare un pochino di contrasto a cui magari abbiamo rinunciato e bisogna portare fuori questi colori lavorandola tanto. E se la lavoriamo tanto siamo ormai su un JPEG, per cui guardate qui che disastro viene fuori col cielo. Cioè così ci siamo avvicinati, no? Ci siamo avvicinati mettendo questi due livelli di regolazione, però guardate che differenza totale. Qui abbiamo lavorato sui file RAW e guardate il cielo. Andiamo al 200% per tutte e due. Andiamo al 200% e
Guardate la differenza. Se state guardando da mobile, spero che riusciate a vederla lo stesso. È clamorosa questa differenza, è veramente clamorosa. Lavorare sul file DNG unendo direttamente gli scatti dalla fotocamera nel modulo di sviluppo di Camera Raw dà un risultato, a mio avviso, 100 volte migliore. E la cosa più bella, ragazzi, è che ci mettete la metà. Se non di meno, perché ci sono le impostazioni automatiche che funzionano, dopodiché non vi resta che sviluppare un pochino il nuovo file DNG che avete salvato e avete finito e vi ritrovate una fotografia HDR che è una bomba e ci avete messo molto ma molto meno. Spero che questo sia un grande incentivo per tutti voi che non usate il bracketing a cominciare a sperimentare con la fotografia HDR. Nel caso dovesse esservi servito questo video, sentitevi liberi di farmelo sapere e di linkarmi le vostre opere nel caso aveste ricavato qualcosa di buono. A questo punto io vi invito a mettere un like a questo video perché lo so che avete imparato qualcosa. Ricordatevi anche di premere il bottone iscriviti e di attivare la campanella, in questo modo non vi perderete le prossime uscite. Con questo io vi do appuntamento al prossimo video.